Hai capito? Io che ci sto un'ora a accendere la base con tutto. Smoke away mosquito. Vedi solo un fumo qua? Not lightning with a bun, rubber. It's a grinding. I'm not the target. Pelo. Ah. Ah. Hai raddrizzato? Oh. Ecco, vabbè, insomma, la, il tiro no problem. La 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 la. La 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 la. C'eri quasi, bravo. Guarda che bello, leggeri, veloci, però tipo lui lo fa forte, meno... Ok, ok, continuo, basta. Dai. Continuo. Te l'hai iniziato, dai. Mettiti in posizione, okay. Bene. Stava riscaldato, avanti, ciao, sono riscaldato. Basta. Sì, c'è un po' di fumo, dai. Sì, c'è un po' di fumo, sì, poco fa c'era. Basta. Dai, le sette camicie. Ah, is it smoke coming? Sì. Ecco, okay. Marcello! 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 Ma c'è le scarpe in fiamme, hai! Attenzione alle scarpe! Basta! The shoes are burning! Dopo la prova della circostanza siamo passati alla seconda parte del villaggio. Guarda com'è giovanissima l'altra. Ora vediamo dov'è, anzi il gruppo sta girando qua, l'ha superato. Ciao Ale,
sullo sprint finale, sono state battute e proseguiamo avanti. Come si chiama il fiume questo? Non mi ricordo più. Sa che sbarchiamo qua. Questa è l'entrata delle grotte, abbiamo fatto, oggi è il 2 agosto. German. Ah, German tourist, ok. And a German tourist. Yes, yes. Vediamo, qui ci sono problemi. Che cosa ha avuto? Con la foglia è difficile. Ma hai fatto bene, perché c'è scritto che si leva con la foglia, non si deve toccare. Non è che sbocca, noi è uscito un... Non lo so. Ma perché non c'è, ecco, qui una sanguisuga, ha fatto un buco. Questa è la terza sanguisugata. Magari si sta sanguisuga, come si chiama? La bruciata l'ha ammazzata. I resti di una sanguisuga. Guarda, guarda, vedi, ancora si muove questa sanguisuga. Vedi che sadico, Marcello. Eccolo qua. Il nostro sangue si è bevuto. Sangue, la fascetta a terra con sangue. Tutto bisogna. Allora, oggi, adesso sono le 6 del 6 agosto 2008. Questo 2008. 2007, scusa, già iniziamo male, risveglio. Marcello. Pronto, lei è pronta per il Kinabalu. Qua sono le 9, 1566 metri, ora sono tra poco i baci, questi sono le guide responsabili. Questa è l'entrata del parco. Qui ci sono. La temperatura si sta abbassando, la mappatura. Guarda, perché avevo cercato di prendere il più grande possibile, così un po' si è fatto sul brancolo. Yes? Jabadi. Jabadi is new, no guide, eh? Yeah. Okay, now is... The first station, eh? Yeah. Is Pondok Kadis. Pondok Kadis. It's more 200 meters, no? Yeah. More 200 meters, okay. Si stanno facendo fuori tutte le riserve. Marcello, quanto abbiamo fatto? Il percorso sale su. Ci sono circa 2500 scalini. Il fiato si fa sentire. Ecco, qui sta per cadere una. Scalinata interminabile. Pondok Uban. C'è una sosta. L'ho sbagliato! Una sosta tecnica. Magari viene a prenderlo. Sì, l'ha preso! Sì, l'ho ripreso. Ah, guarda anche un altro! Che bello! Qui vediamo uno scoiattolino che si sta sbuffando nel nostro cibo. Pane, una bella prima. Un bel primo piano lo scoiattolo. No, lo vuole! Troppo bello, l'abbiamo preso dalla mano! No, l'ho preso ora in primo piano, come si deve. Per mezzo, 2164 metri. Guarda, riprendi il velato. Un po' di fiato, questa riprendi. È la cima, il cielo si sta schiarendo. Molto. Ecco la cima, speriamo domani di...
secondo chilometro 2252. Stiamo spompando e avanzando fuori 2267 metri. Avanziamo, qui il gruppo si sta fondendo, la Paola è partita come un razzo. La stanno facendo, cosa fa lei? Mi tocca fare la salita anche per andare in bagno. Ecco. Rotoli carticini per mezzo, 2350 neanche da percorso, Laura ha problemi un po' di pressione, però non ce la faccio. Decine e decine di escursionisti stanno da traffico, andiamo da giù, vedete quanto ce ne sono. Allora, you, man Kenya, e after Kilimanjaro. I try. Yeah, I try. Ah, yes, eh. Hai visto Laura? Questo non scherza. Sì, questo si sta dando l'alpinismo proprio. Noi siamo a 2600 metri, ancora siamo a scoppiare. You don't have children? Ecco, sono le 1.27, 2735 metri. Laura che sta recuperando le energie. Il cervello ancora non si è spappolato della pressione. Regge, mi dicevi. Dobbiamo che questa mezz'oretta di pausa. Avevi, come si dice prima, un po' di nebbia, no? Diciamo che la nebbia non c'è, ma tu insisti a vedere la nebbia, no? In quota, via. Vabbè. La nebbia non c'è, comunque c'è il sole, ma inizia ad avere il vento. Siamo in un bivacco, siamo arrivati. E proseguiamo questa lenta, inesorabile avanzata verso il rifugio, l'ambarrata. Anche l'acqua non trattata da questo signore qui, fatto il pieno, se la berranno per dopo, ma il cartello dice chiaro. Tu la bevi l'acqua non trattata? Evito. Ecco un topolino, l'ho qua, un topolino che ha fame, a 2 chilometri. Ecco. 500 metri, vediamo com'è la condizione di queste salite. Adesso, dov'è Laura? Mi sembra di non arrivare più, aiuto! Adesso ho fatto una pausa di 2 ore, fresca come una rosa. Panorama lo sfondo, si inizia a intravedersi. Questa gurka dell'Himalaya del Borneo, sono le 3:15. La testa va meglio, giusto? Sì, la testa va meglio. Siamo quasi a 3000 metri e fra poco arriviamo al prossimo. Si intravede già la cima di roccia nuda. Ma ecco la cima, vediamo. Tra le nuvole. Ormai qui siamo sui 3000 metri. C'è la nebbia, inizia, il clima cambia, la vegetazione degli alberi è praticamente finita, soprattutto anche in Mediterranea, aumenta la roccia, il paesaggio inizia a diventare dolomitico. Sei d'accordo? Ok. I turisti avanzano, iniziano a mettere i maglioni perché inizia a far fresco. Ecco, sono quasi a 3000 metri, la tina lo sbaglio un po', questa sosta tecnica, stiamo sbuffando di uva sultanina ed è qui la, un gruppo di malese. Ale, from Malaysia, for Malaysia. We are the best Malaysia, the best, the best Malaysia. It's Italian, andiamo Italian. Ok, ciao. Ok. Un metro, 300 chilometri, gli ultimi 270 metri, una mano, sopra che ci aspetta. Le cime ci aspettano, sono. Siamo al rifugio, abbiamo ritrovato il resto della compagnia. E ora tra poco sentiamo che ora sono
arrivati. Laura si sta riscaldando con il mio solo tempo. Tu a che ora sei arrivato? Sono arrivati alle 5 del pomeriggio, al tramonto, giusto in tempo. Tempo. Prima che chiudessero il rifugio, via. E Aldo e Liliana, a che ora siete? Io impiegavo 6 ore e 50. È alto, molto, molto bene. Quindi che ore erano quando sei arrivato qua? A che ora sei arrivato? Un quarto alle 2. Un quarto alle 2, quindi 4 ore e un quarto, quant'è? Ho fatto proprio una gara quasi. E quante foto hai scattato? Sto sbuffando. Con un caffè mangio 5 persone. La nuova strategia impostoria. Per fare il visto al brodo. Un attimo, quando carica, oh, sto da solo. Fino a 5 sono pagato. Ecco, vedete la strategia. Niente, questo è per me, solo le verdurine. Sì, a mezzo circa di sera, quasi le 7, questo è il marco di Borneo, dal rifugio della Papa e del 1875. Sono le 2 del mattino, fuori ci sono 9,4 gradi, le ultime che non vogliono svegliarsi ma saranno strattate fra poco le loro materassate per affrontare la vetta, al di là sta passata e stanno tutti sbombarando i campi. Abbiamo dormito letti e tra poco ci sarà la partenza. Siamo al checkpoint, vedete qui, sono le 4 del mattino, c'è il controllo di chi ha registrato, chi si è iscritto, chi non è iscritto nella parte di vista viene respinto, la guida, qua, si alza nel buio totale, siamo a 3630 metri. Questo pieno di cima sta per venire all'alba. All'alba c'è qualcosa del clima d'alba, bisogna aspettare un po' più luce per le riprese. 4,4 gradi, meno non possiamo la 6. Ora vediamo la situazione. Se lo sta venendo sopra, sta sbucando il sole che era una bellissima luce. Vediamo la situazione qua che è iper affollata, ci sono 700.000 turisti, vedete, tutti sono contenti e qui vediamo la lo stick. 4.095,2 metri. Piuttosto lungo. Sono contento. Next. Questo è l'altro picco rompe. Adesso sta arrivando il sole. È uno spettacolo. Vediamo l'alba. Eccola qua l'alba. Il sole là. Sta sorgendo. Sono 6 in quarto. Vediamo la situazione a 360 gradi sempre. E la vetta. Ok, ok. Ma fa fotia.
6.40, vedete, ora seguiamo questa corda, i turisti stiamo scendendo, la lavica, questi lastroni che si può camminare tranquillamente e andiamo giù a valle. Veramente sono qui per raggiungere, ma anche io. Ecco, sono 7.21, siamo a 3.600. Ecco, il video poi, la panoramica. Cordata, cordata inizia. Sì, è blocket alto, not on my finger. Yes, very difficult. Yes, no, it's easy. Less. Bisogna accendere la pressione, adesso la corda, la difficoltà per avere, forse più usa il mondo per qui siamo vicino a Sandakan e tutte queste bandiere che commemorano i 50 anni dell'indipendenza della Malesia. E di Ale, qui siamo nel parco, nel santuario degli orangotango, che ci stiamo avvicinando l'entrata e tra poco vedremo questo parco e speriamo partirà. Eccolo qua, allora, il compagno o la compagna, è maschio o femmina, hai visto il sesso? No, gli ha preso una rametta, ora se la pappano. Cosa mettono in bocca? Cosa stanno a mangiare? Non si sa. Ecco, mangiano questa. Stanno mangiando. Pezzo di canna, yeah, yeah. Stanno mangiando. La canna è zuccherata, ci fanno lo zucchero, quindi. Sta facendo una gara. Guarda che forte, si vede perfettamente. Gli orango possono sputare, ma noi no, via. Yeah. Ecco, un primo piano di questo rango. Incredibile. Ecco qua, vediamo come mangia questa. Come mangia questo ranghetto, sta mangiando qualcosa. Ed è concentrato sul suo pasto. E le guardie stanno. Primo piano e ecco la banana che si fa fuori, fa fuori 10 banane a botte. Profilo sta cosa particolare, ma sembra quasi una presa in giro, che per dire, fotografare. Stazione bus fermata, ecco i turisti. Ecco qui passano con questa giapponese che sono all'interno del memory. Le porte di Santa. Ah, le frutteline? Buono! Saranno le interne.
l'autobus ci porta a Saint-Dacan. Non si capisce niente, neanche gli autisti non sanno gli orari del bus, giusto? Di partenza, di quelli partenza. Precisi. Sono andati anche ora in fermarsi. È un po' grande, sta da caro, sono stati 300 abitanti circa. E poi lo siamo fermi. Per nulla siamo un po' delusi, anche di qui ci diceva che non c'era nulla da vedere, questo è l'esterno dei mercati generali. È galattica, via. Da solo, da solo fa cagare, ma ormai non farei mai. Sulle palafitte abbiamo dormito benissimo. Vedo bene? Lo dovrò farlo tutti, sì. Per questo fino alla ricerca. Col cotto non lo mangio mai. Bellissimo. In che isola si va stamattina? Non lo so come si chiama. Mi sto pagando. È la prima escursione su un'isola e la ricevute. Ma se le riprende il momento fondamentale, la fattura. Vediamo, mostrare. Aspetta, ecco, 490. Insomma, com'è il prezzo secondo lei? Vabbè, i sanguisughe. Da sanguisughe, via. Si parlano, si sono messi in azione e sospetto. Qui fanno cartello, mi sembra di capire che fanno cartello qua. No, cioè adesso dobbiamo andare sempre scemando. Domani 60, il nostro mi sembra un cavallo pazzo. Sì, sì. Dopo domani 40. Poi vediamo. Vediamo l'ammiraglio, via. È l'ultima regalata. L'ultima in omaggio, io. Sono aggiunte due nuove amiche italiche, ciao, una biondona e una mora e ecco. Basta che finisce la roba, butti gli occhiali, via. Lancio uno così non c'è problema. Lasci gli occhiali, anche l'altro, via. Ora ci avviciniamo, via. È dura. Che isola è questa? Sibuan.
Tibuana? Ma non mi ricordo. Ciao. Siamo rotti a sedere qua. E this is a sabbia. Milano, e loro sono siciliani. Lui è perugino. Ci va bene. Come fanno a trovarlo? Siamo un po' di appetito. È pericolosa la stella? Spero di no, perché la sto tenendo in mano da 5 minuti e la prendo in mano anche ragazzi. Chi è che l'ha raccolta questa stella? Lui. Ah, lui, ok. Il nostro eroe. Ecco qui un'altra stella. Ecco un'altra stella. Hanno un nome queste stelle? Mi ha domandato? Ok. L'ho vista, mai. Neanche io. È una stella marina, guarda, vedi? Marcello, guarda. Vedi? Sembra veramente un affare di plastica. Aldo, sì, faccio una panoramica di quest'isola. Cominciando da Mirko, che è quel bambino in acqua. Dov'è? A questo pontile che supponiamo sia proprietà di questo resort. Questa è la più grande laguna che abbiamo mai visto, enorme. Siamo al Dragon Inn e ci sono ci sono due coppie. Ecco gli smoking.
soldi. What's your name? My name is Abubakar. What's your name? Azlina. Okay. Congratulations. Thank you. Where are you from? Italy. Italy. Congratulations. Ciao. Bye bye. Bye bye. Che carino. This is number one. Number one, number two. And you? One. One. Yes. And stop. No. Let me start. Thank you very much. Grazie. Ok. Hai visto il disegno del matrimonio? Che bello! Ah, molto! Guarda lì! Sì, questo devo fare! Aspetta, Aldo, dai un bacino!